si calmi. Sei un insensibile. Ma se mi fa spiegare. Ce penso io. Vedrete che mi libererò e vi divulgherò io come si deve. Tesoro, potresti legarla un pochino più stretta? Grazie. Anche se, pensandoci, oggi non parliamo di classici, quindi potrebbe non essere troppo molesta. Oh, smetti, non te voglio far male. Ok, ok. Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di un'autrice torinese e, incredibile ma vero, ancora viva! Tanto viva che durante la clausura collettiva si è comportata come meglio non si poteva e per ringraziarla ho deciso di fare questo video. Oggi parliamo di Stefania Bertola. Vi racconto come passavo quelle anomale mattinate di primavera. Mi svegliavo, più o meno, prendevo il telefono, andavo in cucina come uno zombie e fin qui niente di originale. La particolarità era che tra il sonno e la veglia aprivo Facebook e cercavo il profilo di Stefania Bertola. Ogni giorno? Sì, perché ogni mattina lei caricava un capitolo del suo romanzo. Tutti i giorni, esclusa la domenica, quando univa tutte le puntate della settimana in un unico post. Non so se vi rendete conto, ma dal 16 marzo al 3 maggio la Bertola ha scritto 43 puntate. In più, la storia che ci stava regalando mi donava un po' di serenità e buon umore ad ogni risveglio. Se andate sul profilo Stefania Bertola Romanzo e Scrittura, trovate ancora tutti i post del romanzo. Mi stai a dire che questa ha scritto un romanzo gratis su Facebook? Sì. Ma è assurdo! Esatto! A breve poi uscirà il libro cartaceo con un capitolo inedito, che ovviamente comprerò. Ma come ho conosciuto questa scrittrice? È iniziato tutto con A neve ferma. E per dirvi come ho scelto questo romanzo dovrò dirvi una cosa e... Sarò impopolare! Guardate quanto è bello, i colori, i dolcetti, questo azzurrino pacifico. E che c'entra? C'entra. C'entra perché l'ho comprato per la copertina. Ma non ci fa! Che vuole? Dice che non si fa, ma non sono d'accordo. Io non leggo in digitale anche perché mi piace esteticamente l'oggetto libro. Quindi a volte qualcuno lo compro per la copertina. Poi non va sempre bene, ma intanto ho conosciuto la Bertola. Vabbè, tanto lei è sempre arrabbiata con me, quindi andiamo avanti. Vi accenno la trama come se fosse la lista di ingredienti di una ricetta. Tre donne, Emma, Elena e Camelia, ognuna con un proprio modo di vivere l'amore. Una piccola pasticceria da salvare da un colosso industriale, un vecchio quaderno di ricette impossibile da decifrare e una gara di cucina condita da raccomandati e imprevisti. Leggendolo mi sentì come la prima volta che vidi il film Chocolat. Quindi se come me avete visto e amato il film, vi consiglio di comprare A neve ferma. Quando leggo un libro così appassionante, dopo non posso fare a meno di comprare tutti i libri di quell'autrice. Per fortuna, la Bertola ha scritto davvero tantissimo e vi elenco i titoli così che possiate avere uno schema completo. A neve ferma. Aspirapolvere di stelle. Ne parliamo a cena. Se mi lasci fa male. Biscotti e sospetti. Ragione e sentimento. La suavissima discordia dell'amore. Romanzo rosa. Ragazze mancine. Solo Flora. Il giardino di guerriglia. Il primo miracolo di George Harrison, Luna Luxor e Divino Amore. Se avete visto il mio video su Jane Austen, dovrebbe suonarvi familiare un titolo. Sto parlando di Ragione e Sentimento. Questo romanzo della Bertola riprende in toto quello della Austen, con la differenza che le protagoniste si trovano a Torino ai giorni nostri. Nel mio video sulla Austen ho parlato di quanto odi le rivisitazioni di zia Jane, ma questo, vi assicuro, non vi deluderà. Lo comprai che era appena uscito e se lo avessi finito subito sarei rimasta senza la Bertola fino al prossimo romanzo. Quindi inizialmente lo guardavo da lontano, sulla scrivania che mi chiamava. Ho resistito finché ho potuto e poi l'ho iniziato, facendo però attenzione a non leggerne troppe pagine insieme. La psicosi, insomma. Basta cosai! Riuscii a mantenere una sorta di controllo fino a metà libro, poi in un pomeriggio lo divorai, rimanendo con un'orribile sensazione di vuoto, tipica di quando finisco un libro che mi è piaciuto tanto.
Da Jane Austen passiamo a Shakespeare, perché la suavissima discordia dell'amore è incentrata sul bardo. Ogni capitolo ha per titolo un verso di un suo sonetto e la compagnia di dilettanti al centro della storia mette in scena Shakespeare in cucina. In generale, la Bertola ha lo stile allegro e sarcastico della Austen, a cui unisce le incomprensioni e un'infinità di personaggi tipici di Shakespeare. I suoi romanzi che meglio rispecchiano questa mia analisi sono Aspirapolvere di stelle, Ne parliamo a cena, Se mi lasci fa male, Biscotti e sospetti, Ragazze mancine e Romanzo rosa. Questi due sono davvero brevi e se avete voglia di alleggerirvi l'animo, ve li consiglio. Quando racconto la trama dei libri mi sembra sempre di sminuire il lavoro dell'autrice. In più i romanzi della Bertola sono così zeppi di personaggi che i riassunti sono davvero difficili da seguire. Di questi sei romanzi, quindi, vi dico solo che se avete voglia di farvi trasportare da commedie frizzanti, fanno tutti per voi. Ragazze mancine. Ah, prendi appunti! No, no. Sì, andiamo avanti. Vi voglio raccontare di un'estate in cui dovevo scendere in Sicilia con il treno. Tutti a bordo! La tratta durava 10 ore. Così mi portai un libro che sapevo che non mi avrebbe delusa. Il suo primo romanzo, Luna Luxor. Nonostante sia decisamente diverso dagli altri, dopo averlo iniziato ho passato tutto il viaggio a leggerlo, fino all'ultima pagina. Di solito i suoi libri sono ambientati in Piemonte, mentre in Luna Luxor ci troviamo sballottati tra la Costa Azzurra, la Toscana e la Scozia, in un turbinio di eventi che travolge Miranda, la protagonista. Questo libro è molto simpatico, però vi sconsiglio di iniziare da questo perché vi porterebbe fuori strada. A questo punto ci mancano solo 4 libri, tutti davvero diversi tra loro. Il Giardino di Guerriglia è il diario di una donna che lotta con e contro il proprio giardino attraverso le stagioni e gli imprevisti climatici. Nonostante io non ami il giardinaggio, l'autrice è comunque riuscita a farmi interessare alle piante. Solo Flora è un romanzo adolescenziale a tema fantastico ambientato in Italia. È simpatico, molto breve e lo consiglierei a una ragazza tra i 14 e i 16 anni. Il primo miracolo di George Harrison è una raccolta di racconti, tra loro molto diversi. Quello che mi è rimasto più impresso è Blu Imperfetto, una partita a risico raccontata da un piccolo cararmatino blu venuto male. Da ultimo, il suo ultimo, Divino Amore. Vi consiglio di leggerlo anche per ultimo perché è pieno di citazioni. Divino Amore è ambientato in un'agenzia matrimoniale e tra le clienti riconoscerete qualche personaggio se ci arriverete preparati. Ora che abbiamo parlato di tutti i titoli, vi riassumo i 3 motivi per cui compro ogni volta un libro della Bertola quando esce, senza neanche leggerne la trama. L'abbondanza dei personaggi, la caratterizzazione delle donne, tutte diverse come nella realtà, e perché sa tirarmi sul morale. In descrizione troverete i link per i libri e il profilo dell'autrice. Se vi iscrivete a questo canale, ve ne saremo eternamente grati! Attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite. In attesa della prossima puntata, buona lettura. E il prossimo lo scelgo io.